Allora, ciao a tutti, sono Marcello Loiacono e ci siamo sentiti nel post precedente e tutti si chiedevano come si fanno a mantenere i BPM costanti durante l'esecuzione della musica anni 70. Allora, per chi cercava la pappa facile, devo dire che purtroppo questa cosa non si può fare. Nel senso, non è così facile, ci vuole del lavoro. Allora, iniziamo con un pezzo che tutti conoscono, forse, non so, immagino di sì. E sapete benissimo, io sto parlando adesso per quanto riguarda l'Engine DJ, però ho visto che bene o male tutti i software per il mixaggio sono simili, per cui un po' di qua, un po' di là, magari tutti hanno le stesse funzioni. Iniziamo con un pezzo di musica moderna, diciamo che risale allo scorso anno, e in questo caso Farruko, vedete che è un pezzo che è tutto regolare, una volta che, qui dove indico col mouse, una volta che l'engine DJ o il software DJ che utilizzate voi indica la velocità, quella è costante per tutto il pezzo. Quindi da qui a qui vedete come è molto preciso nelle sue battute, nelle sue misure. Benissimo. Il problema nasce con la musica anni 70. Per fare questo, ho pensato di andare a cercare il classico, cioè il pezzo, uno dei pezzi più classici. Uno dei pezzi più classici della musica è anni 70, che è, vediamo se lo trovo, eccolo qua, Born to be Alive, versione da 5 minuti e 58. Sentiamo solo l'inizio, dovrebbe uscire, si sente magari volume più basso, ma comunque si sente. Benissimo, allora, noi abbiamo già il nostro cue, questo qui, questo cue, che parte dalla prima, dal primo colpo di cassa. Abbiamo visto che il nostro Engine DJ o il software ha scelto 132 bpm come velocità standard del pezzo. In realtà vediamo che già subito alle prime misure il tutto sballa. Come funziona questa cosa? Avremo il nostro punto di inizio e poi a ogni colpo di cassa, tanti più colpi di cassa ci sono, tanto più sarà preciso, andiamo a inserire questo bottoncino qua che si chiama Anchor, ovvero Ancora. Quindi ci spostiamo sul primo colpo di cassa dove dovrebbe andare, eccolo qui, e inseriamo l'Anchor. Vedete che già comincia a essere più regolare, secondo colpo di cassa. Terzo colpo di cassa è già a posto, il quarto pure, e così via. Andiamo a modificare, ad esempio, la terza misura. E come vedete, le cose cominciano a essere un po' più regolari. Allora, modificando solo la terza misura, vedete che però le altre sballano un po' qui. Quindi la cancelliamo, torniamo indietro, andiamo sulla seconda, sistemiamo la seconda misura, tac, già più regolare. La terza a questo punto è già a posto. Cambierà questa, eccola qua. Vi ricordo che tanti più punti di ancora, chiamiamoli in italiano, tanti più di ancora ci saranno, tanto più sarà preciso il pezzo. Ora sapete che vi dico? Che non lo faccio tutto in diretta, se no impazzite. Però questo è l'unico metodo per tenere i brani anni 70 a tempo durante il mixaggio. Ci sono delle tecniche, ovvero o lo fate tutto, quindi ogni colpo di cassa più o meno, magari saltandone qualcuno, mettete un punto di ancora, oppure mettete i punti di ancora in maniera molto precisa solo nei pezzi in cui desiderate mixare, quindi magari l'intro o l'uscita del pezzo. Dipende da che DJ siete e da quanta pazienza avete. Questi punti di ancora, da quanto ho capito, non so esattamente dove siano, ma sono un po' in tutti i software per DJ. Nel caso qualcuno conosca un software più avanzato che questo lavoro lo fa automaticamente, è pregato di scriverlo nei commenti. Ciao a tutti e spero di essere stato chiaro. Ciao.